Beppe Grillo ancora a testa bassa contro Renzi. Il leader del Movimento 5 Stelle critica la riforma del Senato e ribadisce: vinceremo le elezioni. Sentiamo Claudia Mazzola. È campagna elettorale totale per Grillo, che scommette tutto sulle europee. Duplice offensiva via terra e mediatica. Dalle colonne del Fatto Quotidiano accusa De Benedetti di aver preparato dossier contro Casaleggio. Poi l'attacco al Premier, gli 80 euro in busta paga e voto di scambio. Se ci fosse il reato di menzogna aggravata, aveva già fatto sapere, Renzi andrebbe al 41 bis. Mi piacerebbe incontrare il Papa, confessa e ripete: vinciamo noi. I sondaggi che girano, dichiara, sono tutti pilotati. Poi c'è la battaglia sul territorio, a colpi di Te la do io l'Europa, il suo nuovo spettacolo teatrale e di comizi show improvvisati tra una tappa e l'altra, come quello di ieri a Malagrotta, a mezz'ora da Roma. La discarica è solo un'occasione, i temi sono politici. Allora io voglio proteggere questa Europa, se diventa una comunità europea. Allora il debito si deve rispalmare fra tutti, perché questo è il senso di comunità. Eppure Grillo non riesce a placare la polemica sul metodo per le europarlamentarie. Liste pronte, 73 i candidati. Ma la base protesta per la presenza di alcuni portaborse, come quello della senatrice Taverna. Il capo del Meetup di Parma rilancia la critica del sindaco Pizzarotti. Molti degli eletti sono perfetti sconosciuti.